presentato stamani il nuovo sito dell'amministrazione comunale di Teramo, del comune di Teramo. È un restyling totale praticamente. Sì, un sito completamente nuovo, rinnovato sia nella forma che nei contenuti. È stato un lavoro portato avanti in questi ultimi mesi, nonostante una serie di difficoltà che magari si potevano percepire all'interno dell'ente, dovute purtroppo sia alla situazione del Covid, no? Che problemi strutturali, però c'è stato un duro lavoro da parte di tutta la struttura per giungere a questo risultato così importante. Quindi un sito completamente nuovo e rinnovato che ci dà la possibilità, attraverso una migliore organizzazione, di essere sempre più comunicativi, efficienti e dinamici nei confronti dei cittadini che possono e utilizzano il sito molto per quanto riguarda tutti i servizi che il comune eroga direttamente, sia attraverso i servizi che vengono comunque erogati direttamente online, sia per recepire quelle informazioni minime necessarie per poter poi giungere a definire quelli che sono i loro interessi e i loro obiettivi da compiere attraverso i servizi che eroga il comune. Ecco, cosa va a migliorare? Quindi i servizi sono, cosa si accede con un'interfaccia nuova, molto più semplice, il cittadino può trovare per esempio facilmente l'accesso, per esempio per rinnovare la ZTL, eccetera, ecco, diciamo. Sì, assolutamente sì, è un layout completamente riorganizzato sulla base dei servizi, quindi di facile accessibilità. Abbiamo la possibilità, attraverso degli accessi veloci, di raggiungere quelle pagine che sono maggiormente diciamo visualizzate dal cittadino, oltre che una raggruppazione unica dei servizi online, ovvero erogati direttamente dal comune, come ricordiamo, dopo l'accessione NPR del comune, la possibilità del rilascio dei certificati anagrafici direttamente online per snellire quelle attività dell'ufficio anagrafe che sono, diciamo, fruibili anche online, il rilascio degli accessi alla ZTL, il rilascio dei permessi per i disabili, l'iscrizione dei bambini ai servizi di asilo nido o di mensa direttamente sul portale di Planet School. Quindi una serie di servizi che parte da adesso, ma andrà sempre di più ad implementarsi per andare ad integrare sempre di più quelli che sono i servizi online fruibili direttamente dal portale. Ecco, come può migliorare questo, per esempio, la vita di un cittadino, evitando le file? Si sa che in questo periodo, anche per mancanza di addetti del comune, dipendenti, molti sono andati in pensione, e soprattutto l'ufficio anagrafe, per esempio, a soffrire. Allora, assolutamente, quello che diceva poco fa è importantissimo, perché tutte le informazioni che il sito rilascia sono di facile accessibilità da parte del cittadino, in maniera tale che vadano ad implementarsi sempre di più i servizi erogati, e in maniera tale che ovviamente tramite il rilascio dei certificati online e tramite il rilascio di una serie di servizi online si va, diciamo, anche a attrarre l'insegnamento che purtroppo il Covid in questi ultimi mesi ci ha dato, cioè quello di andare ad implementare sempre di più l'erogazione dei servizi online in maniera tale da ridurre anche fisicamente gli accessi di quei cittadini che possono anche fruire di questi servizi in maniera alternativa rispetto al recarsi direttamente e fisicamente negli uffici.